Siamo con Antonio del Comitato Oliveto. Allora, dove ci troviamo? Ci troviamo nella piazza della chiesa, in piazza Berio, e da qui possiamo vedere da dove esce la galleria dell'Aurelia Bis di questo troncone. Ovvio che una galleria una strada di 12 metri di ampiezza sovrasta tutta la zona con dei pilastri che possono arrivare anche a 18-20 metri. La zona a questo punto rimane devastata da questo impatto ambientale. Non si... Ecco, mostriamo da dove passa. Ci stava prima indicando da dove passa laggiù. Ok. Lì e va subito qua, non là. Da qui passa e va a finire là dove potremo vedere meglio. Abbiamo fatto il... Sì, la zona è costituita da ulivi secolari. C'è una estesa coltivazione di olivi, sia sul versante ponente che levante della vallata, che è una piccola vallata, però è stata sempre adibita alla coltivazione dell'olivo. È un vero peccato certamente far passare un'opera così importante, così devastante, che andrebbe a compromettere tutti gli interessi, anche sotto l'aspetto turistico, dell'ospitalità, eccetera, perché partendo da qui ci sarebbe una gettata di cemento immensa, che sarebbe sicuramente un brutto biglietto da visita, ma non solo per Oliveto, ma anche per Costa d'Oneglia, per le case all'interno. Dato che la Liguria è dedita al turismo, è una cosa fondamentale rispetto all'ambiente. Ecco, inquadriamo di qua così si vede bene. Cioè, quindi, qui che adesso noi vediamo che ci sono tutti gli oliveti, c'è cioè una zona insomma, Verde. incontaminata, verde, a parte che ci sono alcune abitazioni, Sì. quindi qui in mezzo passerebbe Il viadotto. il viadotto, che Il quindi come viadotto. qua vediamo, perché magari sino ad oggi non si era ben capito, ecco Sì. perché siamo venuti qua apposta oggi, proprio per far vedere alla gente realmente da dove passerà, quindi passerà proprio qua. Noi vediamo questo spazio qui di fronte a noi passerà il viadotto. Con dei pilastri alti anche 18-20 metri. Ecco, quindi l'altezza quale sarebbe più o meno rispetto a Lì questa abitazione ovviamente, qua che abbiamo, questa ecco, abitazione che abbiamo qua davanti? rispetto a quel punto lì possiamo dire che già in quella posizione lì siamo già a 15 metri. Ecco. Poi tra l'altro è laggiù in fondo, il viadotto attraversa tutta la panoramica dello svincolo autostradale e Ok. va a terminare sotto la chiesa di San Luca. Ok, mentre invece se con la variante Paeta, ecco, Sì. dove passerebbe? Passerebbe giù più a valle, Ok, quindi non uscirebbe di qua. non uscirebbe, passerebbe a valle e uscirebbe subito dietro il cimitero di Oneglia, subito dietro ci sarebbe una grande rotatoria e per cui lì i viadotti non ce n'è, ci sarà un ponte di una cinquantina di metri, non di più, la galleria potrebbe uscire di lì e poi ci sarebbe la possibilità di ricollegarsi di nuovo con l'Aurelia utilizzando lo svincolo autostradale e attraverso le bucature già previste dal progetto definitivo arrivare poi a Diano Marina. Ok, quindi praticamente Oliveto con la variante sarebbe completamente esclusa dal progetto dell'Aurelia Bis, non verrebbe toccata completamente. No, in quel modo lì non verrebbe toccato. Sostanzialmente con la variante a Oliveto succederebbe come a Diano Marina, cioè che Sì, Diano Marina non non viene verrebbe toccata e Oliveto non verrebbe toccata. toccata. A Diano Marina non viene toccata perché è stato già stabilito che c'è un'uscita a monte a metà del promontorio di Capoberta. Ok. Quindi insomma sarebbe una soluzione simile quella per Qui però Oliveto. nella prescrizione del CIPE, la prescrizione comprendeva Diano Marina, Borgo Prino e Oliveto. Qui però Oliveto non si vede niente. Questa raccomandazione del CIPE di Roma. Ed anche dalla regione, dal Dipartimento Ambiente della regione, che ha emesso un decreto dirigenziale, e anche il decreto parla di valutare Una soluzione meno una soluzione impattante. meno impattante. Sì. Il sindaco di Imperia si deve interessare per questo problema, trovare la soluzione
proprio pensando anche alla storia di questi luoghi, che sicuramente gli abitanti non potrebbero accettare, gli abitanti che poi sono eredi anche di queste persone, possono accettare una compromissione di quel tipo lì, come si vede nel definitivo. Antonio, siamo in una casa, ok, sul terrazzo. Da qui si capisce ancora meglio da dove passerà l'Aurelia Bis. Sì, come dicevamo prima, esce sotto quelle due case, è imponente, è una galleria molto grossa, con un viadotto di 12 metri di larghezza per una strada, superstrada tipo C1, prosegue e va sovrastare tutte queste case e finisce in corrispondenza della chiesa di San Luca, che qui non vediamo bene, ma andiamo di là, andiamo dall'altra parte. Finirebbe sotto a quel campanile, che è un viadotto abbastanza lungo, finirebbe sotto lì. Ok, dalla chiesa di San Luca che, cioè, sotto, giusto per sotto, far capire alle persone, sono le cascine. Sono le cascine, sì. Quindi, lì sotto la galleria di entrata per Viano Marina. Ok, quindi praticamente da laggiù, praticamente, cioè dalle alture, diciamo così, di Oliveto, arriverebbe fino alle cascine passando qua sopra. Quindi sì, immaginandoci, cioè qui di fronte ci sarebbe un enorme viadotto. 353 metri di lunghezza. Okay. Per poter raggiungere il viadotto dovrebbero essere costruite altre 5 rampe. 5 rampe, la A, la B, la C, la D e la E. Queste rampe dove sarebbero? Dislocate sopra la maggior parte, sopra l'area dello svincolo autostradale A10, dell'autostrada A10. Okay. Da qui si può anche vedere qualcos'altro, da qui. Okay. Per esempio, dove andrebbe a sbucare l'Aurelia Bis se fosse attuata la variante Paita, ovvero subito dietro al cimitero, sì, non là in alto, più in basso, dove c'è quel pino, quella betela, lì ci sarebbe un ponte che attraversa la via Felice Musso e basta. Là, ci sarebbe una rotatoria, ovviamente, per smaltire il traffico, e il traffico si smaltirebbe, quello che viene da, per esempio, dalla Statale 28, potrebbe imboccare lo svincolo, come del resto è previsto anche nel progetto definitivo. Utilizzare lo svincolo della A10 per poi arrivare sotto alla chiesa di San Luca, che si vede là in cima. Quindi comunque dalla chiesa di San Luca comunque sia ci sarebbe l'Aurelia Bis. L'Aurelia Bis. Okay. Solo che invece di arrivarci da laggiù arriverebbe da dove? Da lì più in basso, lì in via Felice Musso, che non è più Oliveto, okay, da Castelvecchio, da lì uscirebbe con un ponte viadotto piccolo di una cinquantina di metri, ma al massimo. Che salirebbe fino a... No, il ponte va a allacciarsi dietro al cimitero, okay, là ci sarebbe, dovrebbe nascere una rotatoria per lo smaltimento del traffico che viene dalla Statale 28, da chiunque, okay, e utilizzare questa vasta zona panoramica dell'autostrada 10, dello svincolo autostrada 10, senza impattare su quello che c'è, insomma. Quindi raggiungerebbe la chiesa di San Luca attraverso lo svincolo autostradale. Sì. E di lì si può raggiungere Viano Marina, cioè ricongiungere Imperia Est e Imperia Ovest in questo modo. Okay, quindi qui rimarrebbe tutto completamente tale quale. Sì, certamente. Allora il viadotto Magherviti passerebbe a circa 6-7 metri dal fronte di questa costruzione. Qui di fronte. Tant'è che invade anche quelle costruzioni là che si vedono. A 6 metri di qui una C1 non può passare. Bisogna che sia almeno o 12 o 20 metri. Una C1 sarebbe? È una strada superstrada, superstrada. 12 metri di carreggiata, due corsie. Per una lunghezza dicevamo di? 350 metri, 353 metri dal progetto definitivo che si legge. Non si può portare a un peggioramento quest'area qui, perché c'è l'autostrada, che bene o male, come si fa? Bisogna pur passarci.
Ma lì è una cosa che, se si vuole, con degli accorgimenti, e il sindaco ci deve ascoltare, perché anche lui è imperiese, no? E deve sentire questa necessità. Questa è una zona che sono boschi di ulivi secolari, no? Piantati da 2 giorni. Voi vi siete allarmati rispetto già alle preoccupazioni che avevate, perché recentemente sono stati fatti dei carotaggi che, insomma, vi fanno temere che il progetto definitivo sia quello che venga portato avanti poi dall'ANAS. Sì, questo è il punto. E infatti è stata una sorpresa per tutti gli abitanti, proprio è stata una sorpresa, perché si sono accorti infatti che c'erano delle macchine carotatrici che hanno iniziato la più in fondo, poi qui, proprio da qui nell'orto qui sotto, e poi ne hanno fatti lì due, dove abbiamo visto quelle due villette, cioè, e poi continuano, probabilmente adesso sono in ferie, torneranno e continueranno a fare i carotaggi, come previsto nel progetto definitivo. Adesso il sindaco si dovrebbe anche lui preoccupare, perché tutto quello che è stato detto a proposito di varianti, variante Paita, poi insomma, dovrebbe preoccuparsi, perché purtroppo sta accadendo questo, che magari venga a parlare anche con gli abitanti, un incontro che sicuramente saremo lieti di poter fare, perché lì ci sono tantissime persone che oramai avevano dato per scontato che il viadotto lì non sarebbe più passato, e invece così è. Questa è la zona dove c'è, questa è la casa di Zanchi, e c'è questa modesta distanza, che non è regolare. Là ci passa sopra, d'accordo, e lì non c'è nemmeno la distanza. Quindi questo è il progetto vecchio, quindi questo passerebbe di qua. Queste sono tutte le rotatorie. Mentre la variante? La variante invece è questa qua. Qui dove parliamo di uscita della galleria, in questo punto, e qui è l'attraversamento dell'Aurelia Bis con 350 metri. Questa invece è la soluzione della Regione, che prospetta una rotatoria subito dietro al cimitero e poi un'altra successiva, che poi deve essere... Così è stato studiato con le misure e tutto. Cioè, praticamente il progetto della Regione esiste. Poi c'è anche un'idea sviluppata da noi del Comitato che riduce di molto ancora, e c'è la rotatoria subito dietro il cimitero. Si utilizza quella striscia gialla, si utilizza lo svincolo dell'autostrada 10, e si deve solamente costruire una rotatoria nei pressi della chiesa di San Luca, sotto un bel po', e per poter congiungersi col progetto definitivo che va a Diano Marina. Qui è il nostro svincolo. Rispetto agli altri che sono più piccoli, questo è enorme, no? Questo è enorme. Questo è il viadotto, esce di qui, finisce qua. Si parla del definitivo qui, E poi a Diano Marina invece è stato già destinato, cioè oramai è apparso anche sulle planimetrie, non si trova più qui, in questo punto qui, come uscita, che era veramente orribile nel centro di Diano Marina far uscire il camion dell'Aurelia Bis, gli autocarri. No, è stato spostato a monte, e c'è quel progettino, che quella cartina che hai nelle cose, quella lì è la cartina. Okay, quindi a Diano Marina sono state accolte le preoccupazioni. Sono state accolte per tempo, nel 2022 noi non sapevamo niente, però il sindaco di Diano Marina si era prodigato per mettersi d'accordo con le autorità competenti, con ANAS eccetera, e loro hanno risolto il problema. Sono state accolte le riserve della cittadinanza. Sì, perché basta dire che nella vallata di Diano Marina, Diano San Pietro e Diano Castello, non passa nessuna Aurelia Bis, è stata bocciata. Ricordiamo che c'era un comitato anche a Diano Marina. Sì, è uscito, infatti questo piccolo comitato di 25-30 persone, che è molto più piccolo rispetto al nostro di 540, però più piccolo, è stato ascoltato dal sindaco Zaza Garibaldi, il quale ha provveduto. Siamo sempre nei dintorni di Oliveto, da qui si vede anche che
quello che sarebbe il nuovo viadotto sorgerebbe parallelamente a quello dell'autostrada, quindi Antonio, sarebbero due viadotti, ci sarebbe una zona inabitabile. Poi semplicemente ci stavi spiegando anche che là sopra, dove vediamo quelle due case, cioè dove uscirebbe il viadotto, c'è un sentiero, c'è una panoramico. Sì, panoramica, che viene frequentata dalle scolaresche, dai turisti, che porta sino alla Madonna del Carmine di Costa d'Orneglia, frequentata, è una zona molto fresca, ventilata, e tutta la costa è una zona panoramica. E poi anche qui sopra c'è un'altra strada panoramica, senza contare poi che dalla chiesa di San Luca c'è una vista abbastanza importante, dalle cascine, e lì sarebbe anche lì un depauperamento. Sicuramente uno, sicuramente che vuole comprarsi una casa, va da un'altra parte, no? Perché lì assomiglierebbe di più a una periferia di Genova, più che a un'imperia turistica.